Giallo Blu, siamo con Clara Salvini, classe 1992, prodotto del vivaio torinese. Abbiamo appena finito una partita contro il Castel Carugate, che appunto non è stata una partita proprio semplicissima, però alla fine l'abbiamo portata a casa grazie a un terzo quarto di sostanza, proprio grazie a Clara. No, vabbè, dai, non esageriamo, è stato merito della squadra. No, comunque sì, è stata una partita abbastanza combattuta, soprattutto il primo periodo, dove abbiamo messo, comunque, sebbene abbiamo messo tanto impegno, ci abbiamo messo tempo per prendere il ritmo. È stato un gioco all'inizio molto meccanico e abbiamo fatto fatica. Comunque anche la squadra di Carugate è una squadra molto fisica e abbiamo anche sentito la loro presenza in campo in tutti i sensi, diciamo. Certo, allora diciamo che stasera è stata fondamentale Bri Orurchi, che ha fatto un lavoro fisico importante, sempre una grossa mano. C'è stato più un gioco di squadre, quindi un'azione di gioco che ha permesso di arrivare, secondo me, a una vittoria proprio corale di gruppo. Sì, come stavi giustamente dicendo prima, nel secondo periodo abbiamo iniziato a giocare molto di più di squadra, a far girare molto di più la palla e a trovare anche soluzioni giuste, giocatrici libere, cosa che all'inizio abbiamo fatto più fatica. E è stato molto più di squadra, è stata una bella diciamo, finale, insomma. Diciamo che è stata proprio una vittoria sudata ma meritatissima da parte di tutto il gruppo, c'è stato veramente un lavoro corale. E cosa dire, alla fine, insomma, è già passata Broni, che è una squadra che è considerata tra le migliori. Adesso aspettiamo Genova, Sesto e... chi lo sa? No, la prossima è contro Sesto, una squadra che come noi è molto giovane, una squadra che ha voglia di giocare e di, insomma, rubare tutti i palloni possibili, e sarà una partita fino allo scadere del quarto tempo. Una partita quindi da non perdere, e che oggi sappiamo che Sesto ha appena perso invece la partita, e quindi di conseguenza abbiamo già un vantaggio sia mentale che di punteggio. Ora bisognerà tenere alta la concentrazione per... non prendiamola sotto gambo, no, comunque hanno il dente avvelenato. Sono... sicuramente, avendo perso avranno ancora più voglia di riscatto, ma noi ce la metteremo tutto, mi metto in mezzo anch'io da tifosa. Grazie, no, ci metteremo tutto il cuore, come abbiamo fatto sempre fino adesso, daremo il massimo per la squadra, per chi ci segue, davvero, grazie a tutti. Sangue Arena, Pallacanestro Torino, quarta partita, tutte vittorie fino ad oggi. Ciao, ciao. Ciao.